Buonasera. Oggi ho una serie di novità da darvi e di cose di cui rendere conto. Innanzitutto l'aggiornamento sui numeri. Abbiamo 44 casi Covid, cioè persone risultate positive al tampone. Purtroppo i decessi sono arrivati a 13 persone. Per quanto riguarda poi la distribuzione delle mascherine, coerentemente con quanto è stato fatto finora, abbiamo deciso di destinare le mascherine innanzitutto alle persone che hanno bisogno e verranno quindi distribuite attraverso i canali del comune alle persone che sostanzialmente non possono permettersele e utilizzeremo i nostri canali per farle avere alle persone che non possono acquistarle. Se avete la possibilità di comprarle, so che in alcune nostre farmacie ci sono e sono disponibili, soprattutto le chirurgiche, che vi ricordo ancora una volta non proteggono chi le indossa sostanzialmente, ma proteggono gli altri perché si evita che le nostre missioni raggiungano le altre persone. Le mascherine, invece, una volta esaurita quindi la distribuzione di queste mascherine alle persone che hanno bisogno o che non possono facilmente acquistarle, e soprattutto alle persone che sono ospitate nelle nostre case di riposo, questo è il momento davvero di prenderci cura dei nostri nonni. Passata questa prima fase, penso già da oggi, sono in distribuzione nei negozi di vicinato delle nostre frazioni. Perché abbiamo privilegiato i negozi di vicinato e non i supermercati? Innanzitutto perché nei supermercati ci vanno anche persone che di Bisana non sono, mentre il nostro obiettivo è di raggiungere la nostra popolazione. Non sono sufficienti per coprire tutti i nuclei familiari, e ne ho anche ovviamente tutte le persone, perché in questa prima tranche sono poco più di 3.000 mascherine che vengono distribuite nei negozi di vicinato, ce n'è uno per frazione, tranne che purtroppo a Valle Guidino, a cui cittadini chiedo di recarsi a Villa Ravelio perché la distribuzione è distribuita su due punti vendita, non punti vendita, negozi di vicinato. Tra l'altro abbiamo chiesto una serie di misure agli esercenti di aiutarci in questa distribuzione, dandole alle persone che ovviamente per prime conoscono loro come casi di necessità. Ricordiamoci sempre che i nostri esercizi di vicinato svolgono anche una funzione sociale tante volte e non soltanto di mera vendita. Poi, ovviamente abbiamo chiesto di stare attenti a non dare per due volte le mascherine alla stessa persona e di darle principalmente e di darle unicamente ai cittadini di Besana. Altri comuni, tipo Monza, ha utilizzato questo canale, che tra l'altro è stato quello indicato da Regione Lombardia. Abbiamo scelto di non mandare in giro casa per casa i volontari perché, come ho già spiegato in più occasioni, anzi abbiamo annullato il contributo dei volontari, purtroppo, perché non ci sembra corretto far correre loro il rischio andando in giro casa per casa, perché ovviamente andando anche semplicemente all'interno delle zone comuni dove sono presenti le cassette della posta, è possibile entrare anche nelle case di chi magari è Covid positivo a domicilio. Quindi per ora la distribuzione avviene così. E di questa prima tranche pare che dovrebbe arrivarne un'altra dalla Regione Lombardia ed avverrà allo stesso modo. Alle persone che sono quelli che sono stati in quarantena o che sono ancora in quarantena, cioè in sorveglianza attiva, per cui abbiamo avuto indicazioni direttamente dall'ATS e dalla prefettura, le stiamo già distribuendo con le mascherine che abbiamo raccolto da donazioni o acquisti che sono stati fatti nelle scorse settimane. Per prime abbiamo pensato a loro perché, per la stessa logica che vi dicevo prima, le chirurgiche proteggono le persone, non che le indossano, ma quelle che le persone che, le persone che vengono incontrate, abbiamo distribuito per prime a queste persone, alle persone in sorveglianza attiva, le mascherine. E continuiamo a farlo. Abbiamo anche destinato una quota di queste mascherine alle nostre tre case di riposo, sempre con l'ottica che vi dicevo prima, proteggere i nostri nonni, che come ormai abbiamo capito sono la fascia più colpita dal virus. Questo per quanto riguarda le mascherine.
A tempo di record, domani inizia la distribuzione dei buoni spesa che vi faccio vedere in anticipo. Sono questi, non sono duplicabili perché anche se qui non si vede, c'è una parte in rilievo e con una stampa particolare. Verrà applicata una etichetta numerata, anche questa in rilievo, da parte del nostro comune. L'elenco dei commercianti che hanno aderito all'iniziativa verrà pubblicato sul comune e trasmesso alle persone che ricevono il buono spesa attraverso un sistema gestito anche questo, e per questo li ringrazio perché stanno sostenendo uno sforzo enorme dalla nostra Protezione Civile. Sono stati stabiliti i criteri di attribuzione dei buoni spesa dall'amministrazione comunale, e sono stati pubblicati o verranno pubblicati, questo dipende dalla operatività della segreteria, da una delibera. Questo veramente devo ringraziare ancora una volta l'ufficio Servizi Sociali e tutti gli uffici che stanno lavorando, perché davvero a tempo di record è stato messo in piedi un sistema che prima non c'era, cioè quello della distribuzione dei buoni spesa. C'è un'altra novità che riguarda la piattaforma ecologica, la riapriamo per la prossima settimana con queste regole. Avremo modo di pubblicare magari domani mattina l'ordinanza. Riaprirà per la prossima settimana nei giorni di mercoledì 15, venerdì 17 e sabato 18, dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 18, solamente per il verde e solamente su prenotazione. Questo per evitare assembramenti. È una modalità già utilizzata da altri comuni. Si deve telefonare al numero di telefono del Servizio Ecologia, cioè 0362 92 20 47, per prenotare. E verrà dato ovviamente, a seconda della disponibilità, l'orario in cui presentarsi, solamente per il verde. Molti di voi me l'hanno chiesto perché, restando a casa, hanno pulito i giardini, hanno sistemato. Iniziamo a dare un po' di respiro a questo tipo di attività, anche per speriamo ringranare un po' la macchina. Perché la prossima settimana? Perché presumibilmente ci aspettiamo un nuovo decreto che ci indichi la via dal 13 di aprile, e quindi almeno per quanto riguarda questo abbiamo una lieve riapertura. È vero che la posta riapre insieme alla discarica, riapre la posta il 14 di aprile, sempre nei giorni previsti. Non c'è scritto nella comunicazione che abbiamo ricevuto, ma c'è scritto solo che riaprirà 3 giorni, ma essendo tutte le altre poste aperte solamente il martedì, giovedì, venerdì, martedì, giovedì e sabato dalle 8:20 alle 13:45, è presumibile che anche allo stesso modo sarà aperta quella di Besana. Mentre, ripeto, la discarica sarà aperta mercoledì, venerdì e sabato su appuntamento. Bisogna telefonare al numero di telefono dell'ufficio ecologia che c'è sul sito del comune per prenotare. Da oggi trovate, per riepilogare, da oggi trovate le mascherine disponibili per i cittadini di Besana attraverso il canale degli esercizi di vicinato. Per averla, senza ovviamente esagerare, con calma, perché in questa è una prima tranche, ne arriveranno delle altre. Ad ogni frazione è stato individuato un esercizio di vicinato, verranno pubblicati dopo i nomi degli esercizi commerciali, però sono più o meno quelli che conosciamo e quelli che per fortuna sono rimasti, che sono uno o al massimo due per frazione, e quelli che sono aperti ovviamente, dove stiamo già andando a fare la spesa. Le mascherine sono state distribuite in percentuale sulla popolazione residente nella stessa frazione, di quelle 3.100 disponibili, altre ne arriveranno e verranno distribuite sempre secondo lo stesso canale di distribuzione. Vi ricordo che le mascherine chirurgiche, più che proteggere le persone che le indossano, proteggono gli altri, perché che le proprie emissioni, si evita che le proprie emissioni raggiungano le altre persone. Queste sono le notizie più importanti. I contributi per la tecnologia e supporto per i bimbi della primaria è stato riconosciuto dalla Regione Lombardia con una delibera della scorsa settimana. Bisogna seguire il sito della Regione perché mi pare che è stato erogato un contributo di 500 euro a famiglia di bambini in età scolare. Non so se la primaria rientra,
tra questi, però sì, dai 6 ai 18 anni mi pare, quindi sicuramente sì. La sanificazione delle strade è stata fatta, al momento non è prevista un'altra. Per quanto riguarda i cimiteri, vi do conferma che sono stati puliti tutti, sia fuori che dentro, e tomba per tomba sono stati puliti i fiori secchi, sono stati tolti i fiori secchi, è stata data una pulita. Ovviamente, come potete capire, veloce, perché abbiamo 6 cimiteri e le persone che sono state impiegate sono quelle che sono disponibili, quindi non moltissime. Esatto, ha ragione chi dice che se sono solo 3.000 sarebbe stato difficile scegliere chi sì e chi no. Mi sarebbe piaciuto distribuirle, vi dico la verità, a tutti gli anziani over 65 della nostra città, ma sarebbe stato un ulteriore sforzo per la protezione civile che in questo momento non possiamo permetterci, perché già oggi è stata impegnata in almeno 3 viaggi abbastanza lontani per recuperare materiale che stiamo reperendo per affrontare l'emergenza. Ringrazio il Politecnico di Milano perché ci ha donato 1.000 litri di gel igienizzante che abbiamo già iniziato a distribuire alle case di riposo, soprattutto, che in questo momento davvero meritano un'attenzione particolare perché, come sapete, hanno una popolazione anziana particolarmente concentrata e alta e su cui stiamo concentrando un po' più di attenzione, così come parte delle mascherine sono state destinate a loro. Lì ci sono i nostri nonni, ci sono i nostri papà e le nostre mamme, meritano per tutto quello che hanno fatto in passato per la nostra città una maggiore attenzione. Se abbiamo un paese così bello, anche grazie a loro. Oggi purtroppo non rispondo troppo alle vostre domande perché devo andare. Le mascherine che dà il comune sono quelle chirurgiche, sono monouso. Io non so se si possono usare più di una volta, 2 volte o 3 volte. Sicuramente sì, vi dico la verità, io la mia la sto usando da troppo tempo e penso che sia ora di cambiarla. Quelle però sono chirurgiche, quindi sì, sono monouso. Ce ne servirebbero in realtà migliaia, 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 migliaia. Stiamo cercando di recuperarle, stanno arrivando delle donazioni. Ringrazio chi ce l'ha fatta oggi perché ne sono arrivate due, altre due, ma sono ancora insufficienti, le abbiamo già praticamente bruciate, quindi teniamo duro e per favore, davvero, state in casa perché dobbiamo uscirne. I numeri purtroppo sono sempre brutti, anche se fosse una sola vittima sarebbe brutta, ma sono tante, quindi per favore teniamo duro e state in casa. Nel frattempo vi dico che stiamo anche cercando di lavorare per ricominciare a vivere perché è indispensabile, è indispensabile. Quindi buona serata a tutti e al prossimo.